Presidente, la prima occasione per incontrare sindaci oggi e tecnici domani relativi alla nuova programmazione 21-27. Oggi incontriamo i sindaci, gli amministratori locali, incontriamo consiglieri regionali e parlamentari, sono presenti tutti i partiti politici. Domani un momento invece di approfondimento tecnico sui vari settori, un momento indispensabile, propedeutico alla nuova programmazione. Sono 7 anni che disegneranno il futuro della Calabria, questo deve essere un metodo soprattutto. Oggi dobbiamo puntare sulle scelte, una Calabria che sarà una Calabria green, sull'attrazione investimenti, legato anche ad una reputazione che cambia della Calabria, quindi un nuovo modello di impresa, e poi lo sviluppo delle aree rurali, perché uno dei problemi seri che abbiamo è quello dello spopolamento. Il tema fondamentale è la reputazione della regione, fuori, la fiducia della regione dentro. Se si sviluppa un sistema di crisi, se si sviluppa un sistema di imprenditoria, si sviluppa una formazione importante anche con le università, ma una formazione professionale dedicata alle imprese, a chi oggi deve lavorare, è chiaro che poi avremo posti di lavoro. Per quanto riguarda il Covid, diciamo, ci sono degli snellimenti delle procedure che potrebbero accelerare anche l'erogazione di fondi. Sì, ci sono nel decreto semplificazioni, vediamo come esce dalla Camera adesso, come uscirà dalle aule parlamentari. Alcune misure ci sono e dobbiamo saperne approfittare. Penso che per quanto riguarda le misure che ha assunto la Regione Calabria, si è già visto un cambio, credo, di rotta sull'erogazione dei bandi, perché sono bandi massivi. Si cerca di dare economia, ma soprattutto, diciamo, ossigeno ad un sistema che potrebbe avere gravi problemi rispetto al Covid. Già dalla Commissione dobbiamo cercare di ottenere procedure più snelle dalla Commissione europea. È importante, l'abbiamo già richiesto al Dipartimento competente, al Ministro Provenzano, che a livello italiano l'Italia non gravi ulteriormente quelle procedure già compresse con ulteriori misure, bisogna andare invece verso una sburocratizzazione. Una battuta sul turismo, se ci sono margini di ulteriore sviluppo del turismo? Certo, ce ne sono tanti. I dati al momento sono confortanti, quelli che ci arrivano dalle categorie, rispetto alle prenotazioni alberghiere e a quello che vediamo. Io, da parte mia, con molto orgoglio vedo finalmente una Calabria che tira sulla testa, e di questo da calabrese sono orgogliosa, perché spero che la nostra regione possa avere il posto che merita nelle classifiche nazionali. E dobbiamo, fra virgolette, approfittare, prima di attrarre, e attraendo anche i turisti stranieri, dobbiamo attrarre anche i turisti nazionali che non conoscono la Calabria, e mi permetto di dire anche ai calabresi che rimangono in Calabria, che a loro volta non conoscono neanche la Calabria, come sappiamo bene tutti.